bentornato con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare, come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Il cacciatore di fantasmi del canale Terror Spirit sta conducendo un'indagine paranormale in una foresta del Messico, dove si dice che alcune strane palle di fuoco sarebbero cadute giù dal cielo. Iniziate le indagini. L'indagatore parla con un suo collega. Durante la loro conversazione, una strana palla di fuoco scende dal cielo, terrorizzando a morte i due, che decidono di fuggire via da quel posto. Il filmato è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Il video seguente è stato catturato da una telecamera di sicurezza. Il filmato mostra quella che sembra essere una strega con tanto di scopa che prende il volo, mentre alcuni cani randagi la seguono con lo sguardo mentre vola via. Il filmato è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Il video seguente è stato catturato da una telecamera di sicurezza stradale. Il filmato mostra quello che sembra essere uno spirito che appare sulla strada, muovendosi da una parte all'altra, compiendo a volte dei giri, come se aspettasse qualcosa o qualcuno. Il filmato è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il documento. Un esploratore urbano decide di esplorare questo manicomio abbandonato. Una volta entrato, incomincia ad accadere davvero di tutto. Una porta incomincia a sbattere e uno strano manichino seduto ad una sedia comincia a muovere le gambe. Ciò che succede è davvero spaventoso, ma andiamo a guardare il documento. Oh, 臭鬼大。
caffè?而且我他妈已经到底了，没有人了。对不起，我台湾人，我拍影片，你不要那么严肃。E anche per oggi è tutto ragazzi, il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!